Dall'Europa i fondi per garantire la rete irrigua del Veneto. Questa è la richiesta dei consorzi di bonifica allo Stato affinché non abbassi la guardia sul fronte della politica agricola comune. Non solo una strategia, ma l'esigenza di garantire al meglio l'acqua che con i cambiamenti climatici diventa nel contempo risorsa da non sprecare, ma anche calamità da gestire. Ecco perché bisogna continuare ad investire in opere come i bacini di laminazione, ma anche in moderni sistemi di distribuzione dell'acqua, come sta accadendo in Veneto e nella Marca, dove le canalette si va via via sostituendo la tubazione. È un investimento importante che il mondo agricolo deve continuare a fare, perché è estremamente importante il rapporto di forze, passatemi il termine, che ci deve essere. Quindi lì l'agricoltura diventa estremamente importante per dare quelle risposte che l'ambiente e quindi noi che siamo anche cittadini oltre che agricoltori vogliamo avere dal nostro territorio. Temi trattati durante una due giorni romana dove tutti i consorzi di bonifiche italiani si sono confrontati con il Ministero per le politiche agricole e forestali. Progettualità da proporre per ottenere finanziamenti, la prima richiesta da parte del Ministro. Ci vuole buona progettualità proprio perché noi abbiamo consorzi, noi abbiamo regioni che hanno le competenze. E è necessario in questo momento avere persone competenti che ci permettano di poter spendere nel migliore dei modi i fondi che arrivano dai vari ministeri, ma soprattutto che arrivano dall'Europa. Un tema sul quale il Veneto corre al contrario di molte altre regioni, ennesimo esempio di un'Italia a più velocità. Purtroppo ci sono regioni che vanno molto velocemente, ho fatto quasi una battuta dicendo che vanno quasi più velocemente del Ministero, ci sono regioni che sicuramente hanno accolto molto velocemente la nostra richiesta di presentare dei progetti immediatamente cantierabili, ci sono ahimè regioni, consorzi che siamo ancora al faremo, vedremo. E questo non può essere sicuramente accettato in un momento storico come questo, dove i cambiamenti climatici ci obbligano a dare delle risposte non solamente al mondo agricolo, ma anche a tutto il nostro paese che vuole vedere risposte immediate.